Sono a casa? Che cosa? Cos'è questa roba rossa sul pavimento? C'è una pista che porta alla cucina. Sembra una scena del crimine. Cos'è successo? Stai bene? Oh mio Dio! Aspetta un secondo! Stavi mangiando la mia torta? Hai rovinato la mia torta di compleanno! Grace e il suo cane sono stati trasferiti nella stanza sfida! Le cose si complicheranno per questa prossima sfida! Ah! È un cactus vero! Che cosa? Il mio profuma di cioccolato! Capisco, anch'io leccherò il mio! Oh, mi sono punta! Ho bisogno del kit di pronto soccorso! Una siringa? Mi sa che dovrò usarla per estrarre le spine! La mia povera faccia! Sono viva! Che cosa? Come ha fatto il mio cane ad avere quasi finito il suo cibo? Devo sbrigarmi! Ci sono! Userò la siringa per aspirare tutto il succo di cactus! Posso berlo tutto ad un fiato! Fatto! Grace vince un punto per questa sfida! Il suo povero cane deve ancora finire sul delizioso cactus! Wow! Per questa sfida ci sono le carote! Immagino che vada bene! C'è qualcosa che non va in questa carota! Aiutami! Sembra che la carota abbia mal di pancia! Oh no! È ora di giocare al dottore! Dobbiamo fare un'ecografia! Stai ferma, questo gel è un po' freddo! Ora ti farò una scansione della pancia! Oh, accidenti! La carota è incinta di due gemelli! Devo mettere a letto mamma carota in modo da poter tirar fuori i bambini! Dormi sonni tranquilli! È ora dell'estrazione! Devo solo tracciare delle linee intorno al suo stomaco! E ora è il momento di aprirla! Sono così nervosa! Grazie, amico! I gemelli sono salvi! Eh? L'altro bambino non si muove! Svegliati, svegliati! Oh, meno male! Stava solo dormendo! Andiamo, bambini! Dobbiamo ricucire la vostra mamma! L'operazione è stata un successo! Mamma Carota e i suoi gemelli! Le tue carote sono solo giocattoli? Sento odore di qualcosa qui! Wow! Ci sono bocconcini nascosti sotto le carote! Punto! Un momento, cosa? Un altro! E siamo arrivati alla sorpresa finale! Il cane vince per aver finito i suoi bocconcini! Grace non ha nemmeno mangiato la sua carota! Wow! Ora mangiamo hamburger! Il tuo è semplice e il mio è delizioso! Un momento! Morbidoso! Morbidoso? Ho un'idea! Guarda! Vai a prendere il morbidoso! Morbidoso! Questo vero hamburger è mio! Mi hai tradito! Oh beh! E adesso? Oh! Vuoi che vada a prendere il mio cerchietto? Cos'è un cheeseburger senza formaggio? Sono tornata! Ok, è ora di mangiare! Gnam! Questo formaggio è gomma! Ho fatto cadere il mio hamburger! Yum! No! Bene, nessuno fa punto! Wow, questo è il frappuccino più grande che abbia mai visto! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Non si possono usare le mani! Oh, andiamo! Oh, sarà facile! Non ho bisogno di mani per mangiare! È difficile! Non sono un cane! E se ci sbattessi sopra la faccia? Penso di avere una parrucca di panna montata in testa! Ho finito! Ne voglio ancora! Oh, oh, oh! Il cane vince un punto! Per questa sfida devono mangiare noodles piccanti con le uova! Mi sembrano gustose! Sono un tricheco! Non mi fai paura! Buttiamoci! Oh no! Ho dimenticato come si usano le bacchette! Il mio uovo! È arrotolato sotto al tavolo!
So usare le bacchette meglio di lei. È facile! Posso finire tutto in fretta. Com'è piccante! Ecco il mio uovo! Vieni qui! Preso! Oh, è sporco! Che cosa? Hai quasi finito i noodles! Non ho scelta! Devo mangiare questo uovo sporco! Non perderò questa sfida! Ultimo boccone! No! Ho perso di nuovo! Il cane vince la sfida e riceve in premio latte fresco! La prima sfida è finire la salsiccia intingendola in una salsa. Comincio! Spezzo la salsiccia in due. Una per me e una per il mio cane. Ecco qui! Perché la mia parte è così piccola? Oh, bene! Inizio a intingere la mia salsiccia! Adoro il ketchup! Grace ha iniziato a godersi il suo cibo. Sono deluso da questo cibo! Oh no! Brucia, brucia, brucia! Questo è il risultato, avida umana! Userò un bastoncino e riscalderò il mio pezzettino di salsiccia. Poi la intingerò in questa deliziosa salsa. Ora è il momento di divorarla! Potrei finirla in un boccone! Mi si è bruciata la lingua! Ho bisogno di un impacco di ghiaccio! Eh? Il cane ha finito per primo la salsiccia! Mangia un po' della mia! No, grazie! Ho perso! Il cibo di questa sfida è... lattuga? Che cibo sfigato! Il mio è... cibo per cani? Penso che ci sia stato un errore qui! Questo dovrebbe essere tuo, non mio! Oh, c'è del cibo nascosto all'interno! Un bocconcino per gatti per un cane e cibo per cani per un'umana. Forse posso passarlo di nascosto al mio cane. Non si bara. Oh, amico. L'allarme rosso ha smesso di lampeggiare. Ma io non voglio mangiarlo. Un momento. Il cibo per cani è in realtà abbastanza buono. Forse troverò buono anche il bocconcino per gatti. Oh no! Perché le mie orecchie si sono trasformate in orecchie da gatto? Il cane si è trasformato in un gatto! Che divertente! Eh? Orecchie di cane? Zampe di cane? Oh no! Un naso di cane! Grace si è trasformata in un cane! Zucchero filato? Questa sarà facile! Stop! Eh? Un metro acido? I giocatori avranno del succo di limone versato sullo zucchero filato. E non è ancora finita! Anche rifiuti tossici e caramelle arcobaleno! Sciroppo acido? E caramelle gommose acide! Vi prego, ditemi che non c'è altro! Un po' di caramelle spray acide per completare il tutto! Siamo condannati! Non mi piace! Ok, ecco il primo assaggio! Solo una piccola leccata! Già troppo acido! Mi fa sbavare! Scusatemi! Non credo di potercela fare! Fammi provare! Non ci riesco! Non mi arrenderò! Non sono una che si arrende! Mangerò questo limone aspro se devo! Non succede niente! È troppo acido! Pensavo fossi un cane! Ora sei solo un gatto spaventato! Grace vince un punto! Benvenuti dal veterinario! E quello cucciolo? Aha, mi sa che dovremmo fargli un'iniezione di vaccino! Dammi il cucciolo! Stia lontano da lui! Oggi è il giorno del buon veterinario! Che sono io? Entra! Sì! Pensavo che mi sarei divertito!
Il giorno del buon veterinario significa che anche gli animali domestici si rifanno il look. Il mio cucciolo è salvo e io ho ricevuto un lecca lecca. Adoro i giorni del buon veterinario. Non è divertente. Mi aiuti! Cosa c'è? Il sacchetto di plastica del mio pesce perde! Sta finendo l'acqua! Il suo acquario è rotto! Oh, cara! Come prima cosa, dove dovrei mettere il pesce? Nella mia bocca! Cosa sta facendo? Ha appena mangiato il mio pesce! Non avevo altra scelta! Ma mi di un secondo, abbiamo bisogno di questo contenitore! Lo riempiamo d'acqua! Ok! Il suo pesce è quasi scivolato fuori! Ora mi segua! Bene! E poi? Per prima cosa, ritaglio la parte anteriore del contenitore. In questo modo. E liberiamoci di questo pezzo in più. Poi abbelliremo il contenitore con dei sassolini all'interno. Wow, quanti sono! Al mio pesce piacerà molto! Che colori! Questo dovrebbe essere tutto. E ora estraggo il kit di pronto soccorso. Ha una speciale pianta a lampada all'interno. E appoggio anche questa all'interno del contenitore. Ora è il momento di riempire il contenitore d'acqua. Yeah! Mi assicuro di riempirlo fino all'orlo, in modo che ci sia più spazio per far nuotare il tuo pesce. Perfetto! Ops! Stavo quasi per dimenticare il pesce! Ecco fatto! Benvenuto nel tuo nuovo acquario! Questo posto è meglio di quella caverna buia da cui sono appena uscito. Grazie, dottore! Si figuri! Mi faccio un pisolino. Oh no, ho un brutto presentimento al riguardo. Il ragazzo è caduto addormentato sul pavimento. E ora il suo serpente è uscito dalla sua cuccia. Oh oh, si sta dirigendo dritto verso la bocca del ragazzo. Aiuto! Il serpente è entrato nella sua bocca. Che succede qui? Accidenti! Mi aiuti, ho ingoiato il mio serpente! Proverò a tirarlo fuori, ok? No, 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 si è nascosto nella sua bocca! Cosa si può fare? Oh, una palla da criceto! La prendo in prestito, grazie! Avrò bisogno del tuo aiuto, amica! Ehi, mettimi giù! Attirerò il serpente grazie al criceto! Eccolo! Ora posso tirarlo fuori! Facile! Ci sono quasi! Wow! L'ho preso, l'ho preso! Rimettiamolo nella sua gabbia. Sta bene? Sento il veleno. Non si preoccupi, può prendere questa caramella acida. Wow, adoro le caramelle! Spero che funzioni. Ha un sapore davvero buono. Che giornata! Qui, gattino! Prova a prendere il laser! Che bravo gattino! Ti darò la caccia, misteriosa puntino rosso! Qualcuno mi chiama? Vado via per un po'. Dov'è il puntino rosso? Ehi, misterioso puntino? Sei qui? Aiutatemi a trovare il puntino rosso! Oh no! Perché il mio gatto piange? Sei malato? Devo chiamare il veterinario. Sono qui! Non so perché il mio gatto sta piangendo! Chissà cos'ha. Ehi, guarda questo annuncio! So cosa fare! Ho un gadget per il tuo gatto. Ha una piuma. Basta premere il pulsante e inizierà a girare per giocare con il tuo gatto. Ha funzionato! Guardi, penso che il mio gatto piaccia molto! Ora datti le piume! Ora devo andare. Adesso posso parlare. Ok, ora faccio al suo gatto l'iniezione di vaccino. Lasciami in pace, donna! Può diventare aggressiva! Per favore, stai ferma! Ho detto di lasciarmi in pace! Oh mio Dio! Oh, la mia faccia! Ah! Mi dispiace tanto! Va tutto bene, penso di sapere qual è il problema. Questo è un giocattolo con erba gatta. All'interno c'è una pallina di erba gatta nascosta. Che ne dici di questo, gattina? Uno spuntino! Ora che si è calmata, proverò a toglierle il verme dall'orecchio. Oh, è questa la causa della sua aggressività! Ora le faccio l'iniezione. Grazie, dottore. Tutto a posto. Sono così felice che il mio gatto stia bene ora. Ecco i soldi. Statemi bene. Arrivederci. Vediamo. Dottore, mi aiuti! Il mio gatto continua a ingrassare.
Ok, mettila giù e fammi controllare. Che cos'è questo? Un test di gravidanza? Sembra che la tua gatta sia incinta. Wow! Dovrei fare un'ecografia. Vediamo come stanno i suoi cuccioli. Puoi dare un'occhiata sullo schermo? Ah, stanno crescendo! Oh no, alla gatta si sono rotte le acque! Oh cara, sta per partorire! Ok, facciamolo! Fai dei respiri profondi, gattina! Andrà tutto bene! Ora spingi! Eccola! Wow! Un delizioso micetto! Ma ce ne sono altri! Vedo la testa! Un altro delizioso micetto! Sì! Oh, anche il prossimo è un bel micetto sano! Ho 3 nuovi gatti! Oh sì! Questo è il giorno più bello della mia vita! Non ne ho più solo uno, ma ben 4! Mi farei un pisolino. È ora di tornare a casa! Mamma gatta ha fatto un ottimo lavoro! Ho guadagnato proprio tanto oggi! Oh, qualcuno mi sta chiamando! È il mio amico serpente! Cosa succede? Oh no! Sto arrivando! Andiamo! Quel miagolio proviene dal ventre del serpente? Sono qui! Oh, accidenti! Cosa hai ingoiato? Non preoccuparti, ho uno strumento per questo. Forbici? No! Pinze? Neanche! Un guanto? Sì, ne avrò bisogno per sicurezza. Ora ascolta, metterò la mia mano nella tua bocca e tirerò fuori l'oggetto. Ecco, penso di averlo preso. È proprio qui. Ok, ora lo tiro fuori. Fai dei respiri profondi. Hai ingoiato un gatto? Sono vivo! Ecco la mia cena. Che serpentaccio, non si mangiano i gatti. Ecco, puoi mangiare un uovo. Addio! Dottore, mi aiuti per favore? Mi prude tanto la testa! Le prude? Oh, anche il suo cane si sta grattando! Accidenti! Un momento, mi faccia dare un'occhiata più da vicino. Ho capito! Ha la testa piena di pidocchi! Innanzitutto, devo vestirmi per proteggermi. Poi userò delle pinzette speciali per sbarazzarmi delle pulci del cane. Di sicuro sanno come nascondersi in questo soffice pelo. Oh, è davvero grande! Ora userò uno speciale gadget a pettine per pulire il pelo del cane. Quanta sporcizia! Ce n'è ancora intorno alla testa. Devo continuare a pettinarti, amico. Questo pettine raccoglierà anche tutto il pelo che perde, ma ci si può liberare di tutto con un semplice click. Per quanto riguarda lei, proprietaria, bisogna fare qualcosa anche per i suoi capelli. Forse questo gadget aiuterà. Ok? Oh, sì, allevia il prurito. Grazie, dottore. Andiamo a casa. Problema risolto. Attenzione! Oh, sto per cadere! Oh, ho battuto la testa! Cos'è stato? Eh? È un criceto! Ai! È così bollente, 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 bollente! Ok, controllo la sua temperatura. Devo prima tirare fuori il criceto da questa palla. Ehi, mettimi giù! Vediamo. I risultati dicono che ha la febbre alta! Oh no! Mi dispiace, amico, ma devi prendere la medicina. Cosa? Devi prenderla! Aspetta, so cosa fare. Nasconderò la pillola dentro il cetriolo. Questo dovrebbe funzionare. Questo è il miglior spuntino che abbia mai fatto! Sì, sono molto furba! Oh, sì! Che cosa? Ha mangiato il cetriolo tranne la pillola! Oh, andiamo! Devo pensare a un altro modo. Quel criceto è un peluche? Ci sono! È il momento di fare un esempio. Guarda, questo criceto non vuole prendere la pillola. Ciò significa che gli farò invece una puntura enorme e spaventosa. Mamma mia! Dovrò farmi pungere da quella cosa enorme! Va bene, prendo la pillola! La prendi ora? Bene, ecco qui. Merito uno spuntino a base di carote dopo questo. Molto bene, non è stato così difficile, vero? Dottore, guardi cosa ho trovato! È un uovo gigante! Che cos'è? Non riesco a capirlo dal suono. L'ho appena trovato vicino all'oceano. Chissà cos'è. Potrebbe essere una bambola mercoledì? Una bambola Barbie? Probabilmente no. Cosa ne pensate? Commentate qui sotto! Fateci sapere cosa pensate ci sia dentro l'uovo. Oh, si sta rompendo! Ci siamo! Stiamo per scoprire cos'è! Quella è una coda?
Wow, è una bambola sirenetta! Non ho mai visto una bambola come questa prima d'ora! È bellissima! Dovremmo vaccinarla! Ecco fatto! Eh? Sta crescendo! Nascondiamoci! Si è trasformata in una vera sirena! Piacere di conoscervi! È reale? Oh mio Dio, ciao! Non posso credere di avere una sirena domestica! Andiamo a giocare! Ciao! Ciao, benvenuta alla clinica veterinaria! Vedo che hai portato il tuo gatto! Ciao, come stai? Ti lascerò giocare per un po'. Gatto, eh? Sai cosa fare! Odi quel gatto, vero? Vai, attaccalo subito! Oh oh! Un gatto contro un cane! Eh? Accidenti! Il mio povero gattino! Non riesco a guardare! Oh, smettetela subito! Oh, è ferita! Devo andare a curarla! La prego, la salvi! Dobbiamo metterla sul lettino! Oh no, non si muove! Cosa le è successo? È morta! La rianimerò! Non succede nulla! Rilascio! Non ha funzionato! La mia gattina! Abbiamo bisogno dei vostri like per salvarla, per favore! Oh no! Lo spirito del gatto sta lasciando il suo corpo! Che cosa facciamo adesso? Oh, ci sono! Ho bisogno di uno spuntino! Che cosa? Dove è andato? Forse il mio gatto ha bisogno solo di un dolcetto! Ecco, gattino! Delizioso! Ha funzionato! Dopotutto aveva solo fame! Ce ne sono degli altri? Cominciamo! Per prima cosa puliamo il tavolo! Quanta polvere! Inspiriamo! Avvio! Dobbiamo togliere anche le ragnatele sotto il tavolo! E anche i ragni! Eh? Gomme da masticare! Oh mamma, che schifo! Oh! Ci siamo! Iniziamo a costruire! Per prima cosa avvitiamo il pannello su ciascun lato della scrivania! Ma lasciamo aperto un lato! Poi abbiamo bisogno di finestre! Disegniamo un cuore enorme e ritagliamolo! L'amore è nell'aria! Ma manca qualcosa! Voglio aggiungere un pupit! Ok, questo non mi serve più! E ora coloriamo le pareti! Appoggiamo il rullo su un tavolo e mettiamo con un pannello tutti i colori che vogliamo! Pronti? Via! Coloriamo la parete! Così, in questo modo! Perfetto! Aspettate, ma manca qualcosa! La tenda! Eccola, presa! Wow, un po' di privacy! Grazie! Ta-da! La finestra è pronta! Ciao ciao! Spero che lo spettacolo vi sia piaciuto! Sembra carina! Ora mettiamo un tappeto! Morbido e soffice come Kitty! Wow! Guarda la tua nuova casa, Kitty! Sì, penso che le piaccia! Il mio secchiotto! Oh, è pieno di ragnatele! Papà, prendi! Wow! Cosa facciamo con questo? Oh, idea! Questo angolo è di Teddy! Ecco, tieni! Così hai qualcosa da abbracciare! Attaccherò il cuore ai suoi piedi, così non lo perderà! Ecco fatto! Oh, idea! Questo potrebbe essere il letto di Kitty! Penso che le piaccia! Oh, si è addormentata! Ottimo lavoro! Sei stato bravo, papà! Oh, attento al secchio! Oh, oh! Ai! Sei un po' sbadato! Ho sbattuto la testa! Oh, oh. Oh, ho un'idea! Tagliamo questo secchio a metà! Attenti alle dita, però! Adesso togliamo due quadrati e avvitiamoli a due piccoli pezzi di legno! Ora infiliamo dei pezzi di tubo galleggiante! Voilà! È uno scivolo per gattini! Ma uno scivolo è più divertente con una piscina! Oh! Quei piedi sono ridotti molto male! Oh, beh! È perfetta! Questa mini piscina gonfiabile è mia! La sostituirò con della lettiera per gatti!
Oh, cos'è? Cacca di gatto! Ecco la piscina! Invece dell'acqua useremo delle sfere d'acqua! Wow! Piace anche a me! È stato faticoso! Guarda i tuoi pantaloni! Oh! Questa gattina ha usato i miei jeans come tiragraffi! Tranquilla, mi è appena venuta un'idea! Prendiamo un bastoncino di legno e un pezzo di tuba galleggiante! E fai quello che faccio io! Che altro? Ah, avvolgiamo il tubo con una corda verde! Così assomiglierà di più a un cactus! Aggiungiamo dei fiori e mettiamoli in un vaso! Ecco qui! Un giocattolo divertente per la casa di Kitty! A Kitty sembra piacere! Eh sì! Sono contento che ti piaccia! Ho bisogno di spazzolarmi i capelli ora! Oh, aspetta! Idea! Queste setole colorate attirerebbero un gattino! Li attaccherò al muro! Eh sì, ha funzionato! Penso che le piacciono di più i tuoi pantaloni, però, papà! Dopo tutti i giocattoli che ti ho fatto! Papà è il miglior tiragraffi! Oh oh, papà sta tramando qualcosa! Eccolo! Prenderò queste pantofole! Grazie! Oh! Cos'è successo? Oh no! Oh! Ok! Aggancerò le pantofole al muro e le userò come mensole! Ecco qui! Metteremo tutti i prodotti per Kitty in questo, compresi i dolcetti! E qui metteremo i suoi giocattoli! Bene! E un pesce appeso qui! Perfetto! È tutto pronto! La casetta per gattini è completa! Kitty! Dove sei? Ehi, eccoti! C'è qualcosa che non va! Kitty, svegliati! Papà, aiutami! È un'emergenza! Cosa c'è? Penso che Kitty sia malata! Vieni, portiamola dal veterinario! Hai ragione! Cosa? Vediamo! Oh, il suo cuore si sta indebolendo! Sta per morire! Tranquilla! Idea! Questa potrebbe funzionare! Sta bene! Ha funzionato! Non ha funzionato! Immagino che sia ora di usare un defibrillatore! Oh, wow! Oh, mamma! Forse ci siamo! Papà, guarda! Oh no! Kitty sta morendo! Povera Kitty! Era così carina! Dobbiamo fare qualcosa! E se provassimo a darle da mangiare? Ho trovato qualcosa! Cibo per gatti! Possiamo provarci! Apriamola in fretta! Ecco! E ora diamole da mangiare! Questo gattino aveva solo molta fame! Ha funzionato! Sì! Sta bene! Oh, mi sono spaventato molto! Papà, ho molta fame! Ok, andiamo a prendere del cibo! Hanno passato troppo tempo insieme! Ho già in mente cosa fare per fargliela pagare! Attaccherò questi cartelli sulla loro nuova casetta! Ecco qui! Non vedo l'ora di vedere cosa succederà! Oh no! Un cane ha davvero fatto la cacca lì! Siamo tornati! La prossima volta costruiremo una casa per gattini più grande! C'è qualcosa di strano che puzza! Guarda! Che cos'è? Cosa facciamo ora, papà? Aspetta! Oh, oh! Una paletta per la cacca! Ecco qui! È stato facile e veloce! Oh, che puzza! Problema risolto! Il mio piano è fallito! Uffa! Cos'è successo? Non riesco a trovare Kitty! Kitty? Dove sei? Dove pensate che sia Kitty? L'hai vista? Dobbiamo continuare a cercare! Oh! Lo sentite? Dentro lo zaino! Oh! Credo di sapere dov'è Kitty! Oh, Kitty! Sei qui! Sì, ti ho trovato! Era nel tuo zaino! Kitty! Pensavo di averti persa!
problema risolto! Aspetta un attimo! Un razzo e uno zaino! È tempo di creare qualcosa! Per prima cosa disegniamo un cerchio al centro dello zaino! Ecco, così! Poi ritagliamo il cerchio! Posizioniamo un razzo intorno al buco! E poi incolliamo questo sullo zaino! Voilà! Uno zaino a forma di razzo per Kitty! Sali a bordo della tua navicella spaziale! Devo stare attenta! Non devi scoprire che ho Kitty con me! Cos'è questo rumore? Hai portato il gatto in casa? No! No! Vabbè, avrò sentito male! Kitty è morbidissima! Oh no! È molto sporca! Vediamo! Oh, è piena di germi! Dobbiamo tirarli via con una pinzetta! Oh, quanti! Questo ragno è molto brutto! Che schifo! Spazzoliamola con questa! Eliminerà tutto lo sporco! Ora premiamo la spazzola e rimuoviamo tutto il pelo! Wow! Un cappello fatto di peli! Modo interessante per riciclare e avere un bello stile allo stesso tempo! Niente animali in classe! Spero che nessuno se ne accorga! Sto nascondendo qualcosa nel mio zaino! Ho portato a scuola il mio cane! Mangia qualche dolcetto! Bravo! Oh no! L'insegnante sta arrivando! Su, nasconditi, veloce! Buongiorno, maestra! Va tutto bene qui? Vediamo! Cosa c'è nel tuo zaino? Niente! Non ho niente! Ok, va bene! Oh oh! Siete nei guai! Annodare insieme i lacci delle scarpe è la migliore vendetta! Oh oh! Ai! Sono caduta! Peggio ancora! Ho appena fatto pipì sulle scarpe nuove della bambina! Chissà che puzza! Così non mi prenderai più in giro! Andiamo! Sono a casa! Che cosa? Cosa sono queste impronte di zampe su tutto il pavimento? Non ci credo! Sono anche sul divano e sulle pareti! Dove portano? Sono anche su mio marito! Da dove arrivano? Ci sono quasi! Ecco il colpevole! Che cosa? Devo dare una lezione a questo cane! Dammi quel palloncino, altrimenti... Lo farei scoppiare! Guarda e impara! Ora che ho il palloncino, taglierò questa parte! Si dovrà sgonfiare completamente! Poi mettiamolo sulla zampetta del cane! Ecco, ora le sue zampe non si sporcheranno più! Oh wow, mamma! Tutto quel camminare l'ha stancato! È ora di andare a riposare! Ehi, dove sei? È ora di mangiare! Oh no, non sembra stia bene! No! Sto arrivando! Cosa c'è? Svegliati! Sei malato! Abbiamo bisogno di aiuto! Cosa sta succedendo? Oh no, non si muove! Dobbiamo chiamare un veterinario! Eccomi! Wow, che velocità! Ok, prima controllerò il battito cardiaco. Vediamo. È un po' debole. Oh no! Il tuo cucciolo è molto malato! Devo iniettargli questa! Per favore, non fargli del male! Vediamo! L'ago si è rotto! Che cosa posso fare ora? Oh sì! Devo usare il defibrillatore! Giusto! Penso che tu abbia appena bruciato la sua pelliccia invece di salvarlo! Non funziona, vero? Ho avuto un'altra idea! Prima devo aprire la cassettina, però! Ecco, un biscottino per cani! Wow, è super brillante! Questa cura è unica nel suo genere! Visto? Sembra stare molto meglio ora! Sì, sono felice che tu stia bene! Tutto ciò di cui aveva bisogno era solo un biscottino! Tira quella palla! Oh, mamma! Sto per segnare il gol della vittoria! Il cucciolo sta masticando i fili della TV! Oh-oh! Che cosa è successo? Non posso perdermi questa partita!
Cane cattivo! Hai rotto i fili della TV! Vieni qui! Non scappare! Papà, non fargli del male! È solo un cucciolo! Ho un'idea! Togliamo i tubi Pop-It! E poi mettiamo i capi all'interno! Ecco qui! Ottimo! Ora farò la stessa cosa con il tubo giallo! Adesso colleghiamo i due tubi insieme! E i fili sono sani e salvi! Ora possiamo guardare la TV in pace! Oh, guarda che bel gatto! Oh, lo adoro! Oh, sì, è vero! Oh, il cucciolo stanno usando di nuovo i fili! Peccato che non riesca più a morderli! Oh, no! Perché siete così sporchi? State sporcando tutto il letto! È ora di fare un bagno! Dove stai andando? Aspettami! Oh, no! Venite qui! Oh, no! Sta andando in bagno! Sei un cane molto intelligente! Vuoi fare un bagno? Ecco, fatti pulire bene! Oh no, che disastro! Ho la sensazione che il tempo delle pulizie sia tutt'altro che finito! Oh no, smettila! Non fare così! No! E ora un po' di rossetto! Quelli sono peli di cane! Sono dappertutto! Il mio panino preferito! Che schifo! Perché ci sono tutti questi peli? Guardate la mia palla antistress! Perché è piena di peli? Da dove vengono? Cos'è? Sono sul pavimento! Ma da dove vengono? Dove portano? Cos'è questa roba? Dovremmo capire meglio! Qualcosa mi dice che quello non è un vero cane! Aspetta, c'è qualcosa che non va! Eccolo! So come risolvere questo problema! Ho una spazzola speciale con me! Vieni qui! È importante spazzolarti ogni giorno! E ora basta premere questo e via! Ora prendiamo i peli e buttiamoli! Ecco qui! Presi! Ta-da! Peli a forma di anatra! Le paperelle pelose sono migliori delle paperelle di gomma! Wow, che simpatica paperella! E voi sapevate che si poteva fare un simpatico giocattolo con i peli di cane? Dov'è la mia pantofola? Non la trovo! Eh? Quel cane birichino sta masticando la mia pantofola! Sciocchino, ridammela! Ti ho detto di lasciarla! Mi hai capito? Non usare quegli occhi da cucciolo con me! Trova qualcos'altro da masticare! Guarda cosa hai fatto alla mia pantofola! Non posso più metterla ora! Il tuo cane mi ha rotto la pantofola! Senti che puzza! Sì! Oh, mamma! Guarda quanti germi ci sono lì dentro! È ora di lavargli i denti! I tuoi denti sono tutti sporchi! Stai fermo mentre ti lavo i denti! Smettila di morderlo! Hai rotto lo spazzolino! Abbiamo bisogno di un altro piano! Ho un'idea! Prendi un guanto! Poi metti la colla sull'indice in modo da poterci attaccare sopra lo spazzolino! Così! Ora sarà più facile lavare i denti del cane! Apri la bocca, amico! Questa volta non puoi morderlo! Voilà! Penso che sia contento dei suoi nuovi denti! Che bravo ragazzo! Attento! Ho appena pestato una cacca! Oh no! Cos'è successo? È disgustoso! Userò questo gadget per toglierti il calzino! Ce l'ho quasi fatta! Ecco, va nella spazzatura! Ok, fatto! Cosa? Altra cacca! Ah, è ovunque! Oh no! Questo è un grosso problema! Ah, idea! Dobbiamo mettere un pannolino al cucciolo! E poi insegnarti dove fare la cacca! Niente più incidenti sul pavimento! Ottimo lavoro, mamma! Sì! Che bello! Forza, vieni! Sbrigati! Non avere paura! Ecco! È divertente, vero? Sembra che abbia un po' paura! Cosa succede? Perché si sta nascondendo? Guarda quegli occhi! C'è qualcosa che non va! Forse ha paura dello scivolo! Stai pensando a quello che sto pensando io?
Prendiamo un secchio e un taglierino. Fate attenzione alle dita quando tagliate il secchio a metà. Useremo le metà del secchio come scivolo. Ora prendiamo un tubo galleggiante e delle palline. E ora chiamiamo il cane. Guarda, amico, ti abbiamo fatto una piscina molto divertente. Sembra che questa piscina gli piaccia un sacco. Vieni fuori! Ops! Aiden, non piace lo spruzzo d'acqua! Mario! Oh no! Era l'ora del bagno di Mario! Ma naturalmente quando i figli chiamano... Non voglio che l'acqua mi sporchi! Davvero? Ho un'idea! Dobbiamo colpire un mattone, però! Eccola! Una polvere antischizzi! Andiamo! Dobbiamo versare tutta la polvere nel water! Ecco, così! Sei pronto? Su, forza! Prova! Ha funzionato! Non ho schizzato! Fantastico, grazie! Vai, Bowser! Wow, va velocissimo! Oh oh! No, no! No, Mario! Mario è nel bel mezzo di una gara di Mario Kart! Speriamo che non finisca anche lui nel water! Mario, ho bisogno di aiuto! Cos'è successo? Bowser è atterrato nel bagno! Ida, vieni qui! Cosa vuoi farmi? Sciocco, ecco qui! Una pista da corsa portatile! Che invenzione intelligente! E ora a tutto gas! E tu, Mario, puoi tornare alla tua gara! Hai un trofeo da vincere! Penso che Aiden abbia un po' esagerato! E ho la sensazione che non servirà a niente! Cos'è? Aiden? Dovresti lavarti i denti! Ma il dentifricio puzza! Che ne dici di un piccolo tappo sul dentifricio? Quando schiacci il tubetto, il dentifricio esce fuori da lui! Divertente, vero? Ora su, lavati i denti! Non voglio! Oh, mamma! Voglio mangiare la Nutella! No, dammela! Farò un dentifricio alla Nutella! È perfetto! Penso che Bowser non si senta molto bene! Prova! Sa di cioccolato! Forse ieri hai esagerato un po' con tutti quei funghetti! Ehi! Chi ha rubato la carta igienica? Cosa? Oh no, è finita! Oppure no! Ma è lontano! Oh no! E Bowser! Tartaruga cattiva! Mario! Anche la bianca ha sentito il tuo grido d'aiuto! Cosa succede? È finita la carta igienica! Ma non ne hai bisogno! Cosa farà Mario? Ho un gadget qui dentro! Oh! Cattivona! Lasciami! Ok, riproviamo! Aha! L'ho trovato! Wow! Questa tavoletta ha anche una pompa dell'acqua! Guardate come funziona bene! Hai finito? Ora buttiamo via l'acqua! È facile, vedi? Andare in bagno è un sollievo! Tranne quando la tavoletta del water è fredda! Mario, sarai in grado di aiutarti? Cosa c'è? Sto congelando! La tavoletta del water è fredda! Davvero? Forse il calore di un asciugacapelli aiuterà! Bella idea! Fammelo accendere! Ho un'altra idea! Wow, che peluche enorme! Idea! Attacchiamo tutti i pupazzetti alla tavoletta! Vedi? Sono adesivi! Così li puoi attaccare senza problemi! Aiden, vieni, ho finito! È molto comoda e calda! E quando ti annoi, puoi anche giocare! Wow! Questo water è troppo alto per Aiden! Non riesce a raggiungerlo! Mario! Qualcuno mi sta chiamando! Oh, ciao! Qual è il problema? Non riesco a raggiungere il water! Cosa possiamo fare? Cosa farà con quel mattone? Puoi usarlo come sgabello!
Sali su! Wow, mi sento un gigante! Mi piace un sacco! Ciao! Qualcuno gli porti subito un fazzoletto! O meglio ancora, vai a lavarti le mani nel lavandino! Oh no, un problema! Eden non riesce a raggiungere il rubinetto! Vabbè, lo attaccherò qui! Cosa sta succedendo? Mamma mia! Pensa! Una bottiglia di shampoo! Sì! Cosa hai intenzione di fare, Mario? Togliamo questa roba dal lavandino! Perfetto! Ora userò la bottiglia di shampoo per fare un ponte! Che idea geniale! Finalmente ci siamo sbarazzati di tutta quella roba! Ottimo lavoro! Mario, ora puoi andarti a lavare! Niente più rilassante di un bel bagno! Oh no! Il sapone è caduto! Oh oh, attento! Wow, Mario! Hai un ottimo equilibrio! Dai, hai anche finito la corsa! Quello è un naso gigante? No, è un dispenser di sapone! Wow, è davvero divertente e comodo! È facile da usare! E niente più incidenti! Non c'è gioco migliore di Mario Bros! È il Re Boo! Oh no, il joystick è appena caduto! Questo significa che Mario è spacciato! Game over! Oh, che schifo! Dobbiamo fare in modo che non succeda più! Quelli sono i collanti di Mario? Sembra che siano perfetti per questa tavoletta! E ora facciamo un buco nel mezzo! Su, proviamo! Non è caduto! Riproviamo con qualcos'altro! No, è tutto al sicuro! Torniamo al gioco! Ho la sensazione che Eden stia vincendo! Dobbiamo lavare i capelli! Oh, il sapone mi è entrato negli occhi! Oh no! Mi dispiace! Cosa hai fatto al mio bambino? Aspetta, ti pulisco! Sei irresponsabile! Sembra che qualcos'altro abbia attirato l'attenzione di Mario! Cosa hai intenzione di fare con quella? Wow! Una cuffia da doccia a forma di corona! Questo è un gadget utile per evitare che il sapone entri negli occhi! Ovviamente la fila in clinica dal medico è lunga! Sembra che il dottore stia vaccinando tutti! Quel lago sembra spaventoso! È enorme! Non lo voglio! Fa male! Ciao, bambina! Andrà bene, non farà male, giusto, dottore? Dammi il braccio. No, sembro un pazzo con una spada molto affilata. Aiutatemi! Torna indietro. Eccola qui. No! Credo che abbia paura del lago. Oh, mi è venuta in mente un'idea. Potrei usare questo morbido flounder. Mettiamolo sulla siringa per coprire il lago. Beh, ora non spaventa più. Guarda, Flounder vuole darti un bacio! Ha funzionato! Non ha nemmeno fatto male! Flounder è così bello! Wow! Una bambola Barbie! Vuole andare a fare una passeggiata! Oh no! Oh! Cioccolato! Almeno è Nutella e non cacca! Oh, oh, oh! Oh oh! Ha ingoiato la scarpa di Barbie! Mia figlia, cosa è successo? Stai soffocando? Ok, sto per darti un colpo molto forte sulla schiena. Ha funzionato, ha sputato fuori la scarpa. Oh mio Dio, che oggetto piccolissimo. È davvero a rischio di soffocamento. Ho un'idea, sbarazziamoci delle gambe di Barbie. Perché l'hai fatto? Aspetta, è tempo di fare un po' di modellismo. Avrò bisogno di un filo di metallo che poi farò passare attraverso i fianchi della Barbie. Poi piegherò il filo e lo modellerò come una coda di sirena. Dopo lo coprirò con un foglio di alluminio. Diamogli un po' di forma. E aggiungerò uno strato di plastilina sul foglio di alluminio.
sta iniziando ad assomigliare sempre più a una coda. Ecco fatto! Ora è il momento di dargli un po' di colore. Verso dei glitter verdi, proprio come la mia coda. Poi aggiungo alcune paillette per dare un tocco più brillante. Voilà! In fondo al mar! Mi piace un sacco, è una sirena, proprio come noi! Oggi mi occupo io di stirare i vestiti. È proprio rovente. Torno subito. Un ferro rovente! Ora hai le mani che bruciano! Oh no! Le tue mani sono così rosse! È rovente! Ecco un impacco di ghiaccio per lenire l'ustione. Cos'è successo? È colpa tua! Tale padre, tale figlia! Voi due dovete imparare a tenere correttamente un ferro da stiro! Un momento, un annaffiatoio, come un ferro da stiro. Ci sono! Sto per riempire l'annaffiatoio con acqua calda. Ora può funzionare anche come un ferro da stiro senza che ci si bruci le mani. Wow! Provare per credere. Sta funzionando! Bene, il mio mantello è pronto. Vado al lavoro. Hai fatto un ottimo lavoro aiutando papà. Shh! La bambina è nel mondo dei sogni. Una mano che cammina. È mano! Vattene via! Che maleducata! Cosa ci fa mercoledì Adams sotto il letto? Eccoti qui, mano. Ti avevo detto di smetterla di andare in giro. Torniamo a dormire. Come ci sei finita qui? Per tutte le bare, mi hai spaventato! Cosa dovrei fare? Una scatola? Aspetta un attimo. Ci sono! Tagliamo la scatola in pezzi a forma di bara e ritagliamoci dentro dei buchi a forma di pipistrello. Poi incollo i lati per assemblare il tutto. Una bara pipistrello! Ancora meglio, è una lampada da notte. Ora tutti possono tornare a dormire. Buonanotte, miei dolci tesori. Non credo che un sapone sporco le pulirà. Dovrei buttarlo via. Ora di cena. Ecco che arriva il mio cibo. Aiutatemi! Non sopporto quando il mio cibo fa rumore. Questo ti farà tacere. Buon appetito! Salvato dal sapone sporco. Ma questo è ancora un sapone? Ecco la mia occasione per fuggire! Che cosa è successo alle tue mani? Puoi usare questo nuovissimo sapone pulito. Un momento, il portasapone è tutto viscido e sporco. Ci sono! Per prima cosa pulirò il portasapone con l'acqua. Poi ci metterò sopra degli elastici per impedire al sapone di toccarlo. Soluzione intelligente, eh? Così va meglio! Finalmente posso lavarmi le mani. Guarda, niente più sporcizia! Rimetto il sapone al suo posto. Il sapone non tocca il portasapone, quindi non sarà più sporco e viscido. Non sono bella. Cosa sta facendo, mia figlia? Sembra occupata. Puoi voltarti, per favore? Ciao, mamma! Guarda il mio rossetto! Oh, non c'è problema. Un momento, c'è il segno di un morso sul rossetto. L'ha mangiato? È delizioso! No! Il rossetto non è cibo! Sputalo fuori! Così non va bene! Non mangiare mai più il rossetto! Aspetta, sei arrabbiata? Ora mi sento in colpa. Che faccia scura! Cosa devo fare ora? Oh, ci sono! Cioccolatini? Cosa hai in mente di fare, la mamma? Prendo un cucchiaio di dischi di cioccolato e lo riscaldo sopra una candela accesa fino a quando non si sciolgono. Ora verserò il cioccolato fuso in un tubetto di rossetto. Ecco, prendi un rossetto al cioccolato. È commestibile. Dagli un morso e assaggialo. Che bello! Sa di cioccolato! Grazie, mamma! Sono così preso da questo libro. È un laser?
Oh, oh, non puntarlo sulla fronte di papà! Sta bruciando! Mamma sta cucinando qualcosa? Oh, mi brucio la fronte! Via, via! Acqua! Oh, che sollievo! La tua faccia! Niente più laser per te, pesciolina! Oh, rivoglio il mio laser! Oh, accidenti! Oh, nastro adesivo! Perfetto! Devo usare le mie abilità di telecinesi! Eccolo! Cosa hai intenzione di fare, papà, con il nastro adesivo? Metterò reti di nastro adesivo in tutta la stanza, proprio come un sistema di sicurezza laser. Guarda cosa ho fatto! Ci sono laser ovunque! È fantastico! Sono un agente spia! E devo passare attraverso questi laser per arrivare dall'altra parte! Il trucco ha funzionato, come una vera spia! Un ultimo pezzo! Che succede? C'è un terremoto! No, è solo la bambina malata che tossisce! Hai bisogno di medicine! La mia povera bambina, Scotty! È ora di prendere la medicina, ho le gocce di sangue proprio qui! Va bene, ma sei di sangue! No, odio le medicine! Davvero? Allora è il momento di fare un trucco. Prenderò delle gocce di sangue e riempirò i pulsanti di un poppet a forma di pesce. Assomiglia al mio amico Flounder. Sono quasi pronte, dobbiamo solo raffreddarle con la coda. Le gelatine sono pronte, provale! Guarda, è così morbida! È così succosa! E io? Va bene, tutti possono provarle!